MeeGo è un sistema operativo molto minimale. Questa versione Asus preinstallata su X101 non è affatto diversa da quella che è possibile scaricare su MeeGo.com, se non altro per le ottimizzazioni a livello hardware come il boot ultraveloce di cui abbiamo appena parlato. Troviamo alcune applicazioni preinstallate, ma non molte. Troviamo alcuni giochi, troviamo alcuni strumenti di sistema, troviamo la suite per l'ufficio OpenOffice già installata e funzionante. Eccola qua. Abbiamo un lettore multimediale che è basato su Banshee, che ci permette di ascoltare musica e visualizzare video. Abbiamo una scheda dedicata a dispositivi e alle impostazioni generali del netbook, dove possiamo regolare anche la luminosità, o dove possiamo appunto andare a fondo per, tra le impostazioni del sistema, regolare alcuni aspetti sia del sistema operativo che dell'esperienza web che è possibile ottenere. È ottima anche l'integrazione con il calendario, con la rubrica note e quant'altro. Si possono anche sincronizzare gli account Google, Twitter nella nostra scheda dedicata ai social network, Facebook anche, ma soprattutto abbiamo il browser internet, che è un Chromium basato sui sorgenti di Chrome, ottimizzato per girare al meglio su questo modello. In effetti lo scrolling è super fluido, non si hanno problemi di latenza nel cambio pagina, nella visualizzazione anche di pagine più un pochetto più, più pesanti, più importanti, come può essere il sito, qualche sito italiano. Adesso facciamo un test, magari apriamo ancora un'altra scheda. Ecco qua abbiamo la Gazzetta dello Sport, vedete lo scrolling accettabile con questo browser. Facciamo un test con Repubblica, che anche qua ha una sua importanza a livello di kilobyte scaricati. E per finire facciamo un giro su YouTube, questo è proprio il nostro canale. Ne apro un altro. Si riescono a visualizzare video su YouTube fino ai 360 o al massimo i 480p. I 720p, quindi video HD su YouTube, non danno problemi a livello audio quanto a livello video, come vedete. Questo è un caso un po' estremo, ma in linea massima non si riesce affatto a visualizzare un video HD senza problemi, ed è anche normale considerando che sui netbook abbiamo bisogno di un Atom Dual Core per fare questo lavoro. MeeGo si presenta quindi come un sistema ottimizzato per la navigazione web, per la visualizzazione dei social network, per l'ascolto di musica o la visualizzazione di video, ma a patto che non siano in alta definizione. Si nota quindi l'ottimizzazione Asus, che non riguarda soltanto i tempi di avvio, ma anche lo spazio su disco disponibile, la compressione del kernel di MeeGo e in generale tutti gli aspetti che riguardano la reattività di sistema. Credo che con 2 GB di memoria RAM il tutto possa essere ancora più reattivo. Il vero problema di MeeGo, almeno in questa fase, o almeno secondo il mio giudizio, è la mancanza di applicazioni. Asus preinstalla in questo PC il suo App Store, che non è altro che una rivisitazione dell'Intel App Center, come scritto anche qua in basso. Ma questo non è certo ancora completo, non solo perché mancano alcune applicazioni, ma perché si finisce magari a volte ad incappare in errori, ecco come quello che avete appena visto, e in linea di massima non si riescono a trovare sempre le applicazioni di cui si ha bisogno, soprattutto perché queste sono molto spesso disponibili soltanto per sistemi Microsoft e non per appunto MeeGo. Ad esempio non sono riuscito a trovare un client FTP accettabile da usare su questo modello. Fortunatamente il browser è basato su Chrome, quindi abbiamo la possibilità di usare il Chrome Web Store e di installare qua le app di cui potremmo aver bisogno. Credo che questa sia una fonte molto più completa e molto più semplice da utilizzare, anche più valida forse sicuramente in questo momento rispetto all'App Store Asus o all'Intel App Center. In realtà esiste una terza via, ed è quella di installare manualmente i programmi che ci interessano attraverso la riga di comando, il terminale, ma anche in questo caso ho dovuto aggiungere dei repository, ho comunque riscontrato dei problemi e in linea di massima non mi sono sentito di andare troppo avanti in questa
in questo tipo di soluzione, immaginandomi anche quel che potrebbe pensare un utente alle prime armi di fronte a tutte queste scritte. Mico è sviluppato da diverso tempo, ma in linea di massima appare sui primi dispositivi solo con questo modello, è uno dei primi. La speranza è vedere Intel continuare ad aggiornare il sistema operativo. Io in questi pochi giorni di test ho già ricevuto due aggiornamenti proprio dalla stessa Intel e da Asus, e mi auguro che il trend continui in modo da aggiungere sempre nuovi programmi, nuove funzionalità e correggere i bug segnalati dagli utenti.